Avevamo trascorso una magnifica giornata di caccia. Stanchi ma soddisfatti per il numero di prede uccise o catturate tra le maglie strette delle nostre reti, avevamo deciso di riposare già quando era disceso il primo buio. Poi, l'indomani, avremmo comunque ripreso a cacciare tra i boschi. Non feci fatica ad addormentarmi. Il mio corpo era talmente spossato che mi bastò socchiudere le palpebre per precipitare in un sonno così profondo da somigliare all'istante iniziale della morte, quello in cui è chiarissima la sensazione di scivolare in un abisso senza ritorno. Vuoi vedere le baccanti? Sì, voglio vederle. Dovrai indossare vesti femminili. E se lasciassi te, Medi, nascosto? Ma aiuti tu a passare inosservato? Ormai Ventro è caduto nella rete. Il suo senno comincia ad offuscarsi. Non sa niente di senno e perché agisce. Sì, voglio vederle. Certamente dovessi dissipare un patrimonio. Tutto precipitava e volgeva verso un terribile destino di morte e rovina. Adesso scoprivo quanto per me era stato amaro contrastare lo straniero. Avevo osato io, un umano, dare battaglia a un dio.